Martedì 16 aprile, buon inizio settimana a tutti e benvenuti nello studio di Promozione Abruzzo. Buonasera a uno splendente Tiziano Lauducci. Ciao, ciao, ciao a tutti, telespettatori, un bacione a te. Cosa hai fatto in questa settimana? Su quale campo sei stato? Sono stato a Cugnoli. Cugnoli, un saluto a tutti gli amici di Cugnoli, che so che ci seguono sempre perché bella ci scrivono. Bella partita, insomma, poi è andata male, col Morrodoro, insomma, ha vinto. Vabbè, poi lo spieghiamo, andiamo nei dettagli, dai. Quindi hai visto soltanto una partita? Sì. Hai fatto il record della settimana scorsa, che ne avevi viste tre. Vabbè, una la domenica, sì. L'Angolana, e poi si è combinato il pomeriggio e l'Auretum, e poi il Pianella, per un lutto cittadino, fu posticipata la partita la sera, quindi ho visto anche Pianella Mutignano. Ma è stato un caso, dai, però ne ho approfittato. Va bene. Avevamo già annunciato la settimana scorsa gli ospiti di sì, questa settimana, sì. Abbiamo il piacere di ospitare, abbiamo ospitati qualche mese fa, dove insomma già c'era il profumo di eccellenza, poi tu avevi già anticipato questa promozione da novembre, sì, diciamo detto la verità, quindi ci hai preso in pieno. Abbiamo con noi questa sera, abbiamo il piacere di ospitare Gaetano Ciccioni, il presidente del Mosciano, ben ritrovato. Salve, buonasera e grazie dell'invito. Siamo venuti con piacere a questa trasmissione ottimamente organizzata e quindi grazie di nuovo. Ce l'aveva promesso che sì, veniva dopo la vittoria finale. A promozione conseguita. I nostri complimenti per questa promozione, siamo molto contenti. Grazie. E poi abbiamo con noi anche il suo direttore sportivo Elio Ciccurelli. Complimenti anche a lei. Grazie, grazie, buonasera e grazie per l'invito. Dal girone B ci spostiamo al girone C, un po' meno contento il presidente del San Vito, Valerio Catenaro, buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Come va, presidente? Catenaro, un'istituzione. Come va, è un periodo un po' così, dai, però volge al termine anche il campionato più la finale di Coppa, quindi cercheremo di tirarci su col morale dopo le sconfitte delle ultime giornate. Appunto, il pensiero adesso è sulla finale di Coppa. Sì, sappiamo. Anche se c'è il rammarico per come è andato il campionato, alla fine, insomma, si poteva fare di campionato più. Campionato, rimaniamo sempre dell'idea che si poteva fare qualcosina in più. Sì. Però se molti punti persi per strada, sì, non solo nelle ultime quattro partite, ma anche in altre partite, diciamo. Quello è vero, però se dopo la classifica dice che San Vito ha quei punti, vuol dire che vale quei punti, purtroppo, quindi va bene così, adesso ci consoliamo poi con la finale di Coppa, che è già di per sé un traguardo storico per noi e anche inaspettato, perché non era sicuramente nei programmi annuali. Vi facciamo un grande in bocca al lupo per questo, perché penso che il San Vito la merita anche per quello che ha dimostrato in questo campionato. Ha fatto un'annata splendida, merita veramente un 10 e lode. Poi il campionato, come ha detto il presidente, insomma, è andata così nel rush finale, è venuto meno, non so, qualche infortunio di troppo, insomma, un calo mentale che, ahimè, ci può anche stare, però la classifica è buona, è ottima, la salvezza, l'obiettivo primario è stato raggiunto. Adesso c'è questo match ball, no? Che è la Coppa contro, sì, una signora squadra, sarà un bel vedere, dai. È tutto, comunque tutto una finale storica, come dice il presidente, sì, quindi... Sì. Poi hanno un folto pubblico, c'è cioè la curva che salutiamo. Come no? Questo saluti dà a tanta tutti soddisfazione ad un presidente. Quello sì, sì. Infatti si stanno organizzando per la trasferta. Adesso non abbiamo ancora l'ufficialità del campo. Speriamo in un campo più che altro comodo da raggiungere. Non sappiamo ancora dove si possa giocare. Appena si dovrebbe giocare. Sì. Aspettiamo l'ufficialità di giovedì, perché dovrebbe uscire sul comunicato. Vediamo. Non è la soluzione per noi ideale, penso nemmeno per gli amici del Mosciano, però vediamo, dai. Tiziano, leggevo un'intervista, sì, in settimana del direttore Ciccurelli, che ha definito il presidente come una persona eccezionale e una guida importante. Quanto è fondamentale avere un personaggio così, un presidente così in una squadra, alla guida di una squadra? È di vitale importanza, è ossigeno puro per una società avere un presidente competente che ha fatto calcio per tantissimi anni. Ma poi quello che lo contraddistingue è la serietà della persona, perché ha messo su una società di altissimo livello, di altissimo pregio, tra le migliori, diciamo, dal terramano, perché no?
dà invidia anche in tutta la Brusca per come è organizzato. Io sono andato nei particolari, conosco un po' come, come si muovono, cosa stanno facendo, che cosa hanno in mente di fare, una società lungimirante, con programmi a lunga gittata, quindi non è che si fermano qua. Poi Mosciano ha una storia, un impianto bellissimo, come il minimo obiettivo saputo, insomma, la Serie D, che prima o poi è quello. Vabbè. Il presidente sorride. Direttore? No, quello è il minimo, nel senso che il minimo ringraziamento per il presidente, perché comunque quando io sono arrivato a Mosciano ero fermo da un anno e a differenza dei miei colleghi sinceramente non avevo nessuna chiamata, forse una, quindi mi ha dato tanta fiducia, ci ha dato tanta fiducia, ci ha fatto lavorare e quando parlo di guida nel vero senso della parola, nel senso che non è stato sicuramente mai invadente, ci ha lasciato sempre lavorare, però ci ha tracciato sempre la strada e credo che comunque per noi che insomma siamo, diciamo così, gli addetti ai lavori, sia fondamentale sapere qual è la strada da percorrere, quali sono gli obiettivi della società, sia nel breve periodo, ma soprattutto nel medio e lungo periodo. Quindi di questo sarò sempre grato, ma il Presidente lo sa, perché... E poi penso, Presidente, che la cosa che lei ha scelto sono i suoi più stretti collaboratori. Ecco, quali sono gli ingredienti fondamentali nella scelta dei collaboratori per un presidente? Ma innanzitutto ringrazio tutti questi complimenti quasi che mi fate emozionare. Ma guardi, la logica ed è abbastanza semplice, cercare persone che hanno innanzitutto una grande determinazione in quello che fanno. Naturalmente la competenza e poi soprattutto l'affidabilità morale. Io applico delle regole che applico quotidianamente con le mie società, con la mia società di ingegneria e quindi cerco di fare in modo che queste persone scelte vengano sostenute, devono trovarsi in un ambiente in cui qualunque difficoltà la società deve essere presente, soprattutto nei momenti meno brillanti, perché quando le cose vanno bene è abbastanza semplice, e poi creare le condizioni di grande entusiasmo, di volontà di cavalcare la frontiera sempre, perché le idee possono essere belle e di programmi altrettanto, però poi tutto cammina sulle gambe delle persone. Allora quando unisci competenza, entusiasmo, affidabilità, i risultati non possono che essere positivi. E detto questo, come avevo già promesso l'altra volta, colgo l'occasione adesso per consegnare una nostra maglia sociale. No! E poi nell'occasione abbiamo guarda pensato, un po', che bel cimelio, guarda, di mettere dietro un numero che si associa perfettamente al giudizio che noi abbiamo sia dell'emittente ma soprattutto del mitico e monumentale Tiziano Laducci. grazie, molto gentile. Grazie, io naturalmente, eccolo qua, facciamo vedere il numero. Sono contento, dove la camera? Di qua. Eccolo qua, numero uno, la condivido anche con te Simona, questa bella maglia, perché grazie. Abbiamo lavorato, stiamo lavorando bene, quindi questo è un emblema, quando le società, sono anche un po' emozionato perché sono gratitudine, diciamo, che fanno molto piacere. Tiziano, ma tu te la meriti, da quanti anni sei nel calcio dilettantistico? 30 anni. Da 30 anni. Ho cominciato con il centro, la prima partita. Quando io sono nata, tu hai iniziato con il calcio dilettantistico. Nel 92-93 sono entrato con il centro, la prima partita fu Pianella, Renato Curi, Angolana 1-4, no? Poi fu l'Angolana di Grosso, cioè, e tutto, sì, quanto, allenatore Mansueti. Buonanotte. Sì, anche, sì. Quindi dal 92-93, 23 anni con il centro e poi tutto il resto.
Quindi grazie veramente di questo bellissimo regalo, lo conserverò con sommo piacere fra tutti i cimeli che ho. È stato fatto con piacere e convinzione. Ma numero uno da sotto o da sopra? Da sopra. Ecco, da sopra. E quindi abbiamo messo questo numero non a caso. Grazie. Di vero cuore, grazie anche a te e a tutta naturalmente la società Mociano Calcio per questo gentile pensiero nei miei confronti. Grazie, molto gentile. Presidente Catenaro, cosa ne pensa del presidente, un presidente come lei e di tutta la società del Mociano? Beh, hanno fatto delle grandi cose, quindi complimenti, gliel'ho fatti anche sia personalmente con il direttore, ma anche per la mail istituzionale per la vittoria del campionato, perché è stata una cavalcata incredibile, lungamente pronosticata, però è stata una cosa fuori dal normale. E bisogna fare i complimenti anche alla seconda classificata, il Penne, che sì, è l'unica che gli ha dato un minimo di fastidio, diciamo. Allora Tiziano, io allora ricordo ai nostri telespettatori il numero per interagire con noi, 333-355-8388. Noi partiamo dal girone A, vediamo un po' cosa è successo in questa penultima giornata di ritorno in questo campionato di promozione. Al Miternina scoppito Fucenza Trasacco è terminata 0-5, Angizia Luco Piano della Lente 3-2, Atria Paganica 0-1, Montorio Guardia Vomano 2-1, Pucetta Virtus Barisciano 3-1, San Gregorio Pizzoli 1-2, questa è la vera sorpresa, poi ne parliamo insieme, Varano San Benedetto Venere 1-2. Commentami un po' questi risultati, ti anticipo Tiziano che sul girone A ne hai prese 5 su 7. Hai visto? Bene, io meno male, ogni spero tanto sempre ogni al tanto 7 ci azzecco, su 7. Dai, ogni però, tanto ci azzecco. Però è quello che è andato meglio tra i tre nelle tue previsioni. Sì. Va bene, la Miternina Fucenze, colpo della Fucenza, ma diciamo così che era prevedibile sulla carta questa vittoria, non in queste dimensioni, perché comunque la Miternina si è giocato la partita con molta umiltà e spirito del sacrificio, ma contro la band di Bisegna e compagni c'è stato ben poco da fare, quindi vittoria più che meritata da parte della Fucenze. Montorio Guardia Romano, la vittoria numero 15 se non sbaglio per il Montorio in stagione e la 9 vittorie casalinghe in 15 totali, che ferma naturalmente con questa vittoria l'esploit del Guardia Romano dopo 7 risultati utili consecutivi. È stata una sorta di derby, ben giocata da ambedue le formazioni, però la qualità alla fine è venuta fuori, ha vinto con merito il Montorio. Poi Angizia Luco, Piano della Lente, ha vinto l'Angizia Luco, una buona partita senza grossi patemi d'animo per 3-2. E poi ancora un esploit senza soste, un magic moment da parte del Pucetta che liquida la pratica Barisciano con un sonore convincente 3-1. E sono 35 i punti in classifica per il Pucetta, che è uscito praticamente dalle acque limacciose della bassa classifica. E poi San Gregorio Pizzoli ce lo spiegherà meglio il nostro amico, collega e collaboratore di Telemax, Francesco Scamurra. Sì. Quindi guardando un po' la classifica, Tiziano, la Fucenze Trasacco, il Montorio restano in gara per il salto di categoria, il San Gregorio, insomma, c'è Ma stato guarda, questo San Gregorio stop. Con due partite ha buttato all'aria quasi un campionato intero, tant'è che nell'intervista c'era stato il 3-3 la settimana scorsa. Era molto amareggiato, scontento per questo finale di stagione, perché domenica addirittura a Montorio vincevano per 3-0, alla fine ne è uscito un 3-3. E ieri perdere così, senza giocare neanche troppo bene, così velocissimamente, ho visto anche e consultato bene le highlights, non è che abbia fatto una grossa partita a San Gregorio, ci si aspettava molto molto di più, con una squadra che ha cercato di giocarsi la partita, ripeto, ad armi pari, e l'ha sfondata diciamo i Pizzoli, e niente, ha vinto. E il San Gregorio così deve dire addio ai sogni di gloria.
Direttore, si parlava di una corsa a 5, poi a 4, poi a 3, adesso possiamo dire che è una corsa a 2, chi la spunterà? Sì, insomma, meno di risultati clamorosi, però insomma Montorio e Fucenze hanno due partite comunque difficili, perché so che il Varano è una buona squadra e ci sarà Fucenze e Varano, se non sbaglio. Fucenze, Varano e Pizzoli-Montorio. Pizzoli-Montorio, il Pizzoli comunque ha assoluto bisogno di punti perché è a 10 punti dall'Atria, quindi rischia che nonostante insomma questo grandissimo risultato di domenica, noi abbiamo affrontato il San Gregorio in Coppa e poi siamo andati a vedere San Vito-San Gregorio, la semifinale insomma in casa del presidente. Il San Gregorio è una squadra che ha diversi giovani davvero bravi e tanti giocatori esperti. È chiaro che insomma, prendere, pareggiare a Montorio per vincere 3-0 sicuramente avrà avuto... Poi devo dire che ho letto del presidente del San Gregorio, che è una persona che ho avuto il piacere di conoscere, sì, una persona estremamente corretta. Bella gente. Lamentarsi di alcuni errori arbitrali. Vabbè, siamo le solite. Purtroppo però in partite del genere, quando sei punto a punto, c'è da mettere in conto. No, c'è stato quello. Il gol del San Gregorio di Menegussi. Il portiere si è tuffato per cercare di evitare il calcio d'angolo. E niente, l'arbitro ha annullato il gol. Prima gliel'ha dato, hanno messo palla a centro rombo, esatto, per l'assistente. Poi chiediamo a Francesco Scamurra, sei in linea? Ciao Francesco! No, non ce l'abbiamo ancora, mi sembrava di sì. Adesso aspettiamo la regia. E Valerio. Ma sorprende la sconfitta del San Gregorio in casa, anche perché penso che non abbia mai perso in campionato. Sì, ha perso solo con noi in Coppa lì. Fanno del loro fortino l'arma in più e fa specie perdere un campionato. Io li vedevo fortemente, anzi avevo fatto anche gli auguri per il finale di campionato, purtroppo adesso con quel pareggio a Montorio e la sconfitta interna penso che sia compromessa e vedo alla fine che ci sarà uno spareggio secondo me dopo, in questo girone, che vinceranno entrambe tutte e due domenica. Ma guardando il prossimo turno ci sarà appunto Fucenze, Trasacco, Varano, guardiamo Mano Atria, Paganica, Angizia Luco, Pieno della Lente, Pucetta, Pizzoli, Montorio, San Benedetto Venere, San Gregorio, Virtus, Barisciano, Amiternina, Scoppito. Tiziano, mentre aspettiamo Francesco Scamurra, andiamo già sui pronostici della prossima giornata di campionato, che è l'ultima ed è decisiva per questo girone, perché a differenza degli altri due non c'è ancora insomma una prima in classifica. Velocissimamente, andiamo a Fucenze e Trasacco, vedo uno. Coinvolgiamo anche gli ospiti, già che si trovano. Sì. Presidente Catenaro? 1-1. Ciccioni, Paganica, Angizia a 2. Poi guardiamo Mano Atria, ma un X può uscire, sì. X, Tiziano? Sì. Perché? Perché sono due squadre ormai insomma che sono là in classifica, penso che sarà una giornata così, volersi bene non costa nulla, ecco. È d'accordo con il presidente Paganica, Angizia Luco 2? Sì. Ok, e Pieno della Lente, Pucetta? Guarda, Pucetta, ripeto, sta vivendo un ottimo momento, il Pieno della Lente alterna un po', ha però anche una di grossa punti, squadra. Praticamente, vabbè, un punto può servire, fa comodo a tutte, baci e abbracci, X. Direttore Pizzoli, Montorio? 2. 2 anche per me, sì. San Benedetto Venere, San Gregorio? E qui è proprio X. Il big match di giornata. X, sì, bisogna vedere il presidente quando c'è il big match, c'è una partita difficile. Tiziano dice X. No, ma a prescindere, perché poi stavi per dire X. No, ma bisogna vedere la reazione psicologica del San Gregorio, se hanno, come hanno assorbito, come reagiranno questa settimana negli allenamenti, l'approccio mentale soprattutto conta tantissimo dopo una batosta simile, dopo una debacle, diciamo, del campionato, che ha più bisogno di punti. Quindi sì, l'X non è il risultato più
potrebbe essere più giusto, più giusto quantomeno così, di conseguenza diciamo, di conseguenza. Virtus Barisciano, Miternina Scoppito. 1. Una partita che non ci dice, insomma, guardando la classifica. Sì, diciamo, sì, 1. Ok, allora andiamo un attimo in pubblicità, ringraziamo i nostri sponsor e poi torniamo in studio. Studio in compagnia del presidente del San Vito Valerio Catenaro, dal presidente del Mosciano Gaetano Ciccioni e dal direttore sportivo del Mosciano Elio Ciccorelli, Tiziano Lauducci. Ecco. Stiamo parlando del girone A, abbiamo già fatto il pronostico sull'ultima giornata, quindi la tua ultima possibilità di fare 7/7 sui risultati. No, la riflessione che ho fatto sul San Gregorio, volevo chiedere in realtà al proposito la domanda al direttore, se la mia riflessione che ho fatto è giusta, la pensi pure tu in questo modo, che ci potrebbe essere una ripercussione psicologica da parte di San Gregorio oppure una reazione? Dipende, perché comunque il San Gregorio è una squadra mediamente giovane e quando le cose vanno bene di solito i ragazzi si esaltano, quando vanno male vanno giù, insomma c'è meno equilibrio. Io penso che comunque il San Gregorio abbia fatto un altro campionato meraviglioso e loro debbano comunque basarsi su quello. Poi la partita, l'episodio, si può sbagliare, arrivare sta, comunque a 3 punti dalla prima, giocarsi il campionato con... ecco, squadre come il Montorio, come l'Angizia, Lugo, comunque Società Scopo, come la Fucense, secondo me è già una grande menzione di merito al San Gregorio. Io credo che debbano ricompattarsi e andarsi a giocare questi playoff, perché comunque se li sono guadagnati sul campo, a testa altissima. Francesco Scamura, buonasera. Pronto? Pronto? Eppure cioè, non lo sento, Francesco. Non lo sentiamo in studio, forse abbiamo il volume basso qui. Francesco? Simona, io vi sento, ecco, bene. Eccoci, adesso ti sentiamo. Ciao Francesco. Allora, stavamo commentando Simone. Insieme il girone A, tu hai seguito San Gregorio Pizzoli, commentaci un po' questa gara, al momento del San Gregorio, alla fine secondo te chi la spunterà? Ma guarda, ti dico, la gara è stata equilibrata, il San Gregorio è passato subito in vantaggio, devo dire poi a un certo punto ha recriminato per una decisione arbitrale che a mio avviso poi ha inciso sull'economia della gara. Mi riferisco al gol annullato a Menegussi con l'arbitro Armaroli di Teramo, che in un primo momento aveva assegnato il gol e poi ha cambiato idea. Però insomma San Gregorio ha dimostrato di essere una squadra valida, non ci dimentichiamo che quella costruita dal DG Piccoli di concerto con Massimo Cinque, Sanderra e De Angelis è una squadra che su 24 elementi può vantare 14 fuori quota, quindi insomma complimenti ai nerazzurri. La gara purtroppo si è messa in salita, il gol il San Gregorio nonostante ciò era riuscito poi a passare, il Pizzoli che insomma ha venduto cara la pelle è riuscito a tornare in quota, prima a pareggiare poi con un eurogol di Greco da oltre 30 metri è andato ad infilare la sfera laddove il portiere non è potuto arrivare. Onori al Pizzoli che condanna alla retrocessione la Virtus Barisciano, ma credo che il San Gregorio ai playoff potrà dire la sua, come a mio avviso l'Angizia Lugo targata Paolo Giordani, perché si sono dimostrate due squadre capaci di poter lottare contro chiunque. Poi per quanto riguarda il campionato invece credo che a questo punto sarà lotta a due tra Montorio e Fucense di Trafacco. Francesco ascoltami, come va? Tutto bene? Sì? Pauliziano, sì bene. Ascolta, niente, qua in studio con gli ospiti si discuteva gol o non gol secondo te, è uscita quella palla oppure no? Beh, Tiziano, da dove ero io non era facile poter giudicare, però così di primo impatto la palla non mi sembrava fuori, assolutamente.
Quindi bene. Dice di no, Francesco. Sì, in effetti quello che avevo notato pure io, insomma, vabbè. Comunque, Francesco, della parte destra della classifica, che pensi tu? Chi manca all'appello secondo te, oppure chi rischia, ad eccezione fatta, ahimè, purtroppo ci dispiace tutto, dello scoppito, la Meternina scoppito, che è già retrocesso? Ma Tiziano, guarda, ti dico, la Meternina ha fatto una scelta quest'anno di andare avanti e proseguire con i giovani della propria cantera, anche mettendo in conto un'eventuale retrocessione che poi il campo è andato a certificare. Il Baliciano ha seguito anche la Meternina, ci si aspettava probabilmente dopo la finalissima dello scorso anno qualcosa in più probabilmente dal San Benedetto dei Marsi, però insomma dopo un'annata vissuta sui discuti, insomma, può starci anche il contraccolpo che la truppa di Cerasani, che quest'anno insomma ha dovuto fronteggiare numerosi infortuni. Come ti dicevo prima, credo che la classifica rispecchi alla fine i valori che il campo ha decretato. Ecco, come ti dicevo prima, Montorio e Fucente secondo me si giocheranno il campionato, anche se al completo ritengo la compagine di Trafacco più forte del Montorio. Forse sarà, Francesco, più velocissimamente, ci aspettavamo qualcosa in più del San Benedetto Venere? Sì, come già ti ho detto, sì, forse è mancata la squadra di Cerasani, però Tiziano, dopo il calcio è così. Come quella dello scorso anno, ci sta che insomma, e sei d'accordo anche tu con un encomio particolare per il Pucetta, per questo rush finale entusiasmante che sta facendo? Pucetta, devo fare i complimenti al mister Cannatelli, che mi sembra abbia vinto 6 o 7 partite di fila. Domenica scorsa addirittura ha schierato 7 fuori ruota in campo, quindi questo conferma quella che è la filosofia della compagine frazione di Avezzano. Quindi onore al Pucetta, che basa la propria filosofia sulla crescita e la valorizzazione dei ragazzi. Complimenti a mister Cannatelli. Sì. Walter Cannatelli, lui l'allenatore, giusto? Sì, è Walter Cannatelli, insomma, passato... Se allena come tempo, giocava, sicuramente può fare l'allenatore, perché era un grandissimo giocatore. Esatto. Tu non hai ancora allenato. Giocava col Pescina. Esatto, sì, ha fatto tanto. I fratelli Cannatelli, allenatore Bixio Liberale. Che esatto, Bixio Liberale, che adesso è a San Benedetto dei Marsi, allena i ragazzini. Ok, Francesco, grazie tante, sei grazie stato tante, gentile. Grazie tante, Francesco, ci sentiamo sicuramente la prossima settimana al termine del campionato, così tiriamo un po' le somme. Io ringrazio te per l'invito, ringrazio Simona, Ivana e Tommaso D'Alonso, tutta la redazione di Telemax, faccio i complimenti al mio amico Elio Ciccorelli, presente in studio, al presidente del Catenaro e al presidente del Mosciano. Complimenti e buona serata. Grazie. Ciao, Francesco. Tiziano, tu sei un'enciclopedia, cioè, quelli che ricordi i nomi, anni, di tutto, tutto qui. Erano due fratelli, viva di Dio, forti. Ti ricordi Catenaro, Vagamè, no, neanche tu. Pescina, che poi andò a salire di categoria e si trasformò in Valle del Giovenco. Poi l'hai vissuto dalla Valle Giovenco. Angeloni. Stronardi, a capo stava Stronardi. Un medico che stava a Roma spesso. Cappellacci allenatore. Cappellacci allenatore, sì. Poi la società ebbe anche delle disavventure finanziarie, grandi cose. Ed anche penali alla fine. No, fece un progetto importante che coinvolse un po' tutta una parte della Marsica, tutta la vallata. Sì. Alla fine insomma si è capito che quel progetto era stato costruito con un po' di approssimazione Lo so. E poi alla fine della giostra gli effetti furono negativi, soprattutto per questi dirigenti, a livello personale pure, anche a livello personale, certo. Purtroppo, ahimè, col calcio bisogna stare molto molto attenti, fare le cose per bene, passo dopo passo, perché col calcio ci si fa male, caro Presidente. Presidente. Cioè, ti prende la mano, il calcio ti prende la mano, perché poi è bello la televisione, è bello i giornali, tutto è bello, però insomma bisogna stare calmi, cauti, capire, vedere, insomma. Presidente, oggi come da oggi, quanti anni il Mosciano non stava in eccellenza? Mi dicono 12 anni, perché io l'ultimo 6 periodo non sono stato in società, quindi... ecco, appunto 12 anni, fu l'anno dei
playoff nazionali e poi l'anno successivo, insomma, che ebbe qualche difficoltà la società. Adesso colgo l'occasione per dire che tra l'altro fra 3 anni, nel 2027, mi dicono che è il centenario della nostra società, Mamma mia. quindi speriamo in quella data di essere ed una società ancora più forte. Per quanto concerne quello detto da Tiziano, bisogna stare attenti. Per stare attenti significa che un presidente deve essere tifoso fino a un certo punto, dopodiché deve rendersi conto del suo territorio, delle sue possibilità. E al di là di tante considerazioni che vengono dette sulle società, quando spendono, quando non spendono, che spesso sono chiacchiere da bar, io dico sempre molto semplicemente: bisogna spendere quello che pensi che Quello che hai. si può, sì. Allora è chiaro che ci sono territori e anche dirigenti che possono intercettare delle risorse maggiori, allora naturalmente possono spendere qualcosa in più. Ma questo non significa che se spendi più vinci necessariamente, Assolutamente. perché la vittoria dipende da tante componenti, anche quella finanziaria, ma soprattutto dipende dalla capacità delle persone. Quindi se un dirigente in generale cerca di mantenere questa logica, credo che per una squadra di calcio si generano le condizioni di continuità che per me sono le condizioni Sì. essenziali, perché poi se ed una società finisce male, per ricominciare e per risalire ed è veramente difficile. Poi Tiziano, il presidente ha parlato del centenario. Noi gli auguriamo tra 3 anni Come di stare ancora più su, come hai no? detto tu L'egocentrismo e all'inizio. l'ego è la malattia più grave delle società. Quello che si può, si deve fare. Punto. Va bene, Catenaro, hai da aggiungere qualcosa a No, questa sono riflessione? pienamente d'accordo, anzi ne Eh? abbiamo parlato anche fin troppo di queste Sì. situazioni calcistiche Sono nel nostro girone, quindi tante nel sono girone C. saturo per questo tipo di discorso. Si deve fare quello che si può fare in tutti gli ambiti, non solo nel No, no, calcio. sono in tutti gli ambiti, nel sociale, nel lavoro ad personam, Nelle tutto e per imprese. tutto. Sì. Bene, caro, andiamo avanti. Eh Abbiamo in già, eh già. scaletta il. E no, come ha detto nelle imprese, stavo pensando che anche insomma, un imprenditore bravo fa Sì. Va quello che può e non oltre. va oltre, che questo è importante. Allora, andiamo nel girone B, ne stiamo già parlando, Sì. però analizziamo questa penultima giornata di campionato e i risultati di questa 12ª appunto giornata. Alba Adriatica Lauretum è terminata 2-0. Cugnoli Morro d'Oro, poi me la racconterai perché so che sei Sì. stato a Cugnoli 0-1, Favale Pianella 1-1, Mosciano Turris Pescara 2-0, Mutignano Santomero 2-0, Penne Fontanelle 2-1, Rosetana Villa Mattoni 2-1. Qui ne hai prese 4 su 7. Vabbè, Poteva andare Cimona, vabbè, ci meglio. accontentiamo di 4, la 4, 4 fa 8, qualcosa abbiamo azzeccato, Poteva dai. andare Bene, meglio. dai. Vai Tiziano, cosa mi racconti? Niente, Penne Fontanelle è stata insomma la solita vittoria del Penne, ormai proiettata a altri lidi, a questo triangolare, quindi Sì. ha messo il secondo posto in cassaforte. Alba Lauretum, una buona gara dalla parte dell'Auretum, che le proprie occasioni non le ha sfruttate a dovere, mentre l'Alba, cinica e spietata al momento giusto, ha fatto 2 gol con Capocasa. capocasa e ha vinto la partita, quindi il Lauretum è tutto rimandato a domenica prossima. Favale Pianella, pareggio strettissimo da parte dei ragazzi di Tiziano Mucciante, che ha colpito 2 pali e alla fine è uscito 1-1, che accontenta praticamente soltanto il Favale, e il Pianella meritava qualcosina in più. Cugnoli Morro d'Oro, ahimè, ecco, questo è il match clou di giornata. Il Cugnoli praticamente ha dovuto fare a meno di alcune defezioni importanti come Alessandro Samaciccia e Di Nardo, che venerdì è stato operato d'urgenza per l'appendicite. Sono uomini che nello scacchiere del buon e ottimo tecnico
Luca Fusco e si sono fatti sentire e hanno pesato più del lecito come un macigno. L'hai e la chiesto squadra a ne ha Fusco quello che ci risentito. stiamo chiedendo da settimane, cioè se rimarrà a Cugnoli o meno? Beh, lui è un enfant prodigio, diciamo, enfant nel Non senso gliel'hai che fatta la domanda? è giovane, ha anche delle richieste, è molto orgoglioso di se stesso, è capace, secondo me. Ovviamente se lo chiama l'eccellenza difficilmente può rimanere in promozione, ma è giusto che Direttore, sa sia così. qualcosa? Io sono di parte, Lo so, perciò chiedo, mi non posso dire ricordo. nulla perché Poi se ho detto Luca. qualche cavolata, No, può no, no, correggermi. anzi, Lui è Luca per me è come un fratello, un fratello, molto quindi bravo. Da settimane, anzi da mesi, ci mantengo hanno chiesto anche da il riservo. casa, chissà se rimarrà a Cugnoli, quindi aspettavo una risposta a questa domanda, ma Vabbè, non facciamo sappiamo finire il campionato ancora. perché adesso Sì, non è adesso è lecito. Esatto, concentrato esatto, e ho esatto. comunque la Niente, il Moro salvezza. ha fatto una onesta partita, ben messa in campo, bella e tranquilla e beata. Il Cugli ha sprecato tre opportunità buttate alle ortiche nel primo tempo, tra l'altro un mezzo autogol con un miracolo straordinario di Cattenari. Non so come abbia fatto a parlare questo autogol. Già dentro la porta tutti quelli di Cugnoli lo vedevano e poi è passato in vantaggio una bella azione il Morodoro e qui il Cugnoli non ha avuto la forza, non ha avuto l'energia come è stato la settimana precedente contro il Lauretum dove c'è stata una reazione veemente, una reazione voluta, sofferta, meritata, colpendo tre pali, meritando il pareggio. Quanto invece poteva scappare anche la vittoria. Non c'è stata, ahimè, una reazione futile, una reazione senza grossa adrenalina e così tra il dispiacere globale del pubblico presente, non meno di 300-400 unità a Cugnoli, c'è stata questa delusione e niente, domani il match clou, domenica. Su quelle della Mazzanni contro la Turris e qua si deciderà un po' quelle che sono le sorti del Cugnoli, che dispiace perché per tutto il girone d'andata stava in zona playoff e adesso, Però ahimè, comunque il calcio è complimenti così. per il campionato, facciamo sempre Ma per complimenti al l'amor Cugnoli di e Dio! al Rapino nel girone Sì, C sì, perché sì, 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 sì. è una Non c'è piccola stata quella realtà. reazione che ci si aspettava. Sì, hanno fatto, hanno attaccato però con un po' di sofferenza perché poi quando manca il leader principale, la luce, Simone. il faro che è Alessandro Sammaciccio al centrocampo e Di Nardo là davanti è notte fonda, per poi la panchina numericamente è anche un po' scarnita se vogliamo, però vediamo Allora, un po'. direttore, quota salvezza, rimaniamo sulla classifica. Chi è che può star tranquilla? Ricordiamo che i playoff non si faranno. Beh, matematicamente soltanto il Villa Mattoni è salvo. Dal Pianella in giù sono tutte Sì. coinvolte. Ci saranno tanti scontri diretti, naturalmente, perché comunque sono 10 squadre, come Morrodoro Rosetana, piuttosto che Turris Cugnoli. Sarà un'ultima giornata difficile, Come avete per trovato la tante. Turris? La Turris è una squadra, insomma, se basta guardarla distinta, è una squadra che ha giocatori importanti, cioè davanti aveva Parvoli e De Angelis, Insomma, penso che, giocatore di livello. insomma, è chiaro che ci sono umori differenti. Noi, insomma, era stata un po' la nostra festa, era pieno di gente, i bambini a scuola calcio, la squadra sta bene, noi abbiamo ancora 20 giorni di campionato, di partite importanti davanti, stanno continuando ad allenarsi bene, domenica secondo me abbiamo assolutamente meritato la vittoria, probabilmente potevamo segnare anche prima, loro hanno avuto le occasioni. È una squadra molto forte, in valore Sì, assoluto. È chiaro che ha forte. avuto una stagione maledetta, Sì. e adesso si ritrova Diversi in quella infortuni, cambio di posizione. allenatore, insomma, un Sì, poi po'. insomma, quando le cose partono in un certo modo è difficile riuscire a Sì. sterzare, a risollevare, nonostante, ripeto, hanno
una squadra che in valore assoluto sì, sì. Fa invidia a tante, però insomma adesso hanno quest'ultima partita in casa col Cugnoli, io non me ne vogliano, ma ti farò Cugnoli, come è giusto che sia. Però insomma, spero che comunque si salvino, perché è una società seria, è fatta di persone serie, di ragazzi bravissimi, ho tanti amici lì alla Turris, dispiace insomma che si ritrovi. Vabbè, il calcio è questo. Guardando la parte bassa della classifica, sì. Lo diciamo da settimane, c'è nel girone C la Viterina Scolpito che ha 5 punti, quindi retrocessa da un po' nel girone C, il Villa 2015, stessa storia, 6 punti, invece nel girone B è comunque una lotta nella parte play out, perché ricordiamo che quest'anno retrocedono direttamente due squadre, quindi c'è il Santomero che ha 19 punti, Morro d'Oro 24, poi però c'è subito la Turris a 26, il Favale sì, a 26, sì. Anche la Rosetana, il Fontanelli a 30. L'ultima partita sarà letale per tutte le squadre che hai citato, Simona. È inutile girarci intorno. Come dice Ciccorelli, la Turris è quella, la società, la squadra che ci si aspettava che stesse dalla parte sinistra, come è stata del resto gli ultimi anni, con grande merito. Le annate storte ci sono nel calcio, bisogna accettarle, come lo ha accettato anche il suo patron Rudy D'Amico, che ha detto vabbè, l'annata che va male, accettiamo il risultato del campo e poi si vedrà in appresso che cosa succederà. Basta pensare, ecco, per citare l'ultima partita del girone B, Mutignano che perde in casa per 3-2 contro il Fanalino di Coda, il Sandomero che si è messo là, ha cercato di salvare un po' il salvabile, doppietta di Ibra che arriva a 12 gol personali, una partita da stravincere, tantissime le occasioni del Mutignano che nello stesso tempo deve fare anche un mea culpa e ha perso contro il Fanalino di Coda e il calcio è questo. Andiamo sul prossimo turno, vorrei iniziare dal presidente. Si affronteranno Fontanelle che ha 30 punti in classifica, Mutignano che ha 41 punti, diciamo che il Fontanelle è quella che ha più bisogno di punti, perché dato che i playoff non si faranno perché il Penne è già in finale, il Mutignano è a 41 punti. Ma guarda, credo che e la partita centrale sarà Morro d'Oro e Rosetana, perché il Morro d'Oro con una rincorsa importante credo che sia stata per gran parte merito di Natale e l'allenatore che era stato prima allontanato e poi richiamato, adesso ha l'occasione di vincendo con la Rosetana di andare ai playout. Noi il Morro d'Oro l'abbiamo incontrato domenica scorsa e quindi ha fatto una ottima prestazione. A Borrositana, ottima squadra. Il presidente che conosco bene e che comunque con grande sacrifici sì. Riesce a mantenere la squadra, quindi adesso domenica prossima avrà qualche difficoltà per salvarsi dalla retrocessione diretta. Poi le altre partite credo che c'è il verdissimo Lauretum Penne, con un Penne ormai che insomma aspetta. Ma guardi, il Penne io colgo l'occasione per salutare il presidente Marrone, con il quale verso il quale ho grande stima sia sportiva ma anche personale. Sì, sì. Perché comunque organizza ed una società da anni con ottimi risultati. È stato un degno avversario. E con comportamenti ineccepibili. Naturalmente noi abbiamo fatto tutti questi punti perché abbiamo avuto il Penne che comunque è stato sempre lì e quindi non si è mai fermato e quindi non posso che fare a lui e al Penne gli auguri, non soltanto, ma credo anche il tifo perché possano vincere i playoff, perché credo che una società che merita e credo che come squadra sia assolutamente forte, anche perché credo hanno sembra 58 punti, sì, mi pare, esatto. Quindi
un punteggio assolutamente eccezionale, e quindi credo e spero bene per loro. Hanno fatto il massimo e purtroppo ha trovato sulla sua strada il Mociano, che è stato un battistrada. Anche guardando gli altri gironi, non c'è una squadra che ha 58 punti come il Penne. Quante vittorie vi sfuggono? Avete fatto voi? Noi ne abbiamo fatte 20. 20 pareggiate? 5. Insomma, chapeau. E il Penne 18 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. No, confrontavo le tre classifiche, sì. Girone A, Girone C, Girone B. Nel Girone C Lanciano ha vinto con, sì. Insomma, adesso sta a 50 punti, ha vinto la settimana scorsa. Nel Girone A siamo a 53 punti, invece certo. In questo girone sono stati fatti più punti. Beh. Andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con il prossimo turno del Girone B. Restate con noi. Bentornati in studio. Durante la pubblicità abbiamo trovato un difetto al presidente. Abbiamo fatto tanti complimenti, vi ho detto questo presidente è perfetto, è juventino. Quindi non solo Catenaro è juventino, anche il presidente Ciccioni. Come va, presidente? Ma al contrario, penso che questo sia un pregio, essere juventini. Concordo. Anche se in questa fase ci sono difficoltà, che comunque... torniamo credo in Champions League, vedremo se ci sarà un cambio d'allenatore, ma se la squadra avrà ma lei pensa che ci sarà? Io penso di no, io neanche no. Ma lui è troppo coinvolto, ancora non decide, non è deciso, e quindi credo che ci siano margini anche per cambiare. Adesso vedremo, se però sicuramente ma non è che Allegri potrebbe far parte del fondo di investimento che ha la Juve? Ma la Juventus... No, perché è impossibile. Ma non potrà... Sì, ti tolgo... Secondo me perché non sanno chi prende. Ma guarda... io non me la spiego questa cosa. Perché... Cioè, nel senso, no, che non sanno chi prende, però non ho ancora deciso che strada prende. Comunque la strada con Pirlo è andata in un modo, la strada con Sarri in un altro... O riprendi Conte e comunque economicamente, vabbè, anche a livello di squadra devi accontentarlo, poi chiaro che parliamo. Potrebbe prendere anche Zidane, è libero, è stato un ex juventino. 20 milioni di euro l'anno. Eh? 20 milioni di euro l'anno. Vabbè, 10 ne prende Allegri, fa il sacrificio. No, vabbè, può darsi pure che avranno deciso, ma per mantenere alto l'interesse e l'attenzione di squadra ancora... Esatto. Non annunciano il cambio, quindi potrebbe essere tutto. Certamente l'andamento, a parte la caduta di risultati, ma anche la qualità del gioco dovrebbe indurre ad un cambiamento. Adesso vedremo, ma io credo che ci sarà. Da tempo doveva indurre un cambiamento, ma non c'è stato. Però, colgo l'occasione per ricordare che c'è diretta studio, poi diamo la linea tra poco. Sì. Si sta giocando da 5 minuti. Quando mi è antipatico, perché lui è molto juventino, molto juventino. Quello è figlio di la, però qua, la quando gioca il Milan c'è Crudeli, che è simpatico. Ti è simpatico chi? Crudeli sì, cavolo. Crudeli è simpatico, dai. Poi c'ha sempre la battutina pronta, dai, su. Lui è acido, straconvinto, non mi piace. Beh, juventino, andiamo avanti. Allora, siamo sul prossimo turno del Girone B, in una giornata si deciderà, insomma, quasi tutto per quanto riguarda la parte bassa della classifica. Tiziano, Fontanelle e Mutignano. Fine stagione, vabbè, X, dai. Lauretum, Penne. E qua è triste, cioè il risultato, il Penne tranquillo, beato, dorme, aspetta questo rush finale di questo triangolare, il Lauretum bisognoso come il pane dei punti. Sì. X. 1X. Morro d'Oro, Rosetana. Qua è pure... una partita molto complicata. La Rositana viene da una bella vittoria, giocando anche bene, quindi psicologicamente... Ricordiamo che il Morro d'Oro ha 24 punti, la Rositana 26, è decisiva, come ha detto quindi... il presidente prima. Ma mettiamo un X, dai. X. Pianella, Mosciano. Oh, Pianella gli manca un punto...
per la salvezza, il Mociano va a fare la sua onesta partita, quindi ha le potenzialità di vincere la gara e poi bisogna vedere. L'approccio mentale in queste partite conta molto, l'approccio mentale, come vanno i giocatori in campo, ma io metto un bel X, ma di quei X proprio, belli pesanti, E il belli quarto X tranquilli. che E metti? vabbè, Nel diciamo dubbio. quelli, No, guarda, non è il dubbio, per è un chiarire, dato di fatto, diciamo. guarda, per chiarire ancora L'ultima più. partita penso che. No, senti, senti. Allora, se posso Penso. Dare un precisare, aiuto. l'approccio mentale nostro ed è per vincere assolutamente, Come sempre, avete sempre fatto. perché allora innanzitutto è una forma di rispetto per tutte le altre società Certo. e poi perché credo che noi vincendo facciamo il record di punti. Quindi andremo a questa partita con grande determinazione per Come è giusto mantenere che sia. alto, alto lo stato tensionale della squadra per essere pronti poi per le altre sfide, la Coppa Italia e Coppa Mancini, quindi giocheremo con la solita forte determinazione. Catenaro, questo Come succederà anche nel girone C? no? No, ma la mia Quello già Presidente, non è successo nel girone C. la sua riflessione è azzeccatissima, le cose devono andare così, e il Mociano non ci sono dubbi perché ha dimostrato grandissima professionale rispetto per tutto, essendo di Pianella. Ah, ecco, quindi il Allora, motivo è in questo, questa che non avevo capito. ultima era una partita, richiesta. mi Era auguro che ci un possa uscire SOS. Un l'ultima X partita, democratico. faccio un po' il tifo, diciamo, che possa uscire un X, che il Pianella si salva, ecco, Un tutto qua. X di Di sentimento. sentimento, bravissimo, sì. Ci scrivono: peccato che, come ha appena detto il presidente, questo nel girone C non è successo, quindi complimenti al presidente del Mosciano. Cos'è successo nel girone C? Forse non si può Dopo lo vediamo nei dire. risultati. Santomero Favale. Sandomero Favale, Sandomero insomma è uno X, vabbè, mo le doppie non mettiamo, facciamo Hai l'eccezione. deciso tu. Vabbè. Vabbè. Ti voglio dare questa Sempre se tu possibilità. sei d'accordo, se non sei Sì, d'accordo se vedo cambiamo tutti tu. X, Qua chi comanda io sempre. voglio darti la possibilità nell'ultima Chi giornata di comanda? fare Comanda 7 chi su comanda? Comanda 7. sempre le Comanda Simone, donne. Sempre le Sempre le donne. donne. Tu A riscugnoli. casa il padrone sono io, ma chi comanda è mia moglie, si dice sempre, il famoso detto, no? Ok? Tu riscugnoli. Qua è pure morte tua e Chiediamo vita al mia, direttore un aiuto, questa sarà una iniziamo. partita. No, No, e di no, parte, no, è no. Vabbè, lui si è coinvolto. espresso perché Ha detto giustamente due prima. è anche di sentimento che vinga il Cugnoli. Io invece mi mantengo in questa partita, Non devo mi fare il dire un'altra giornalista, la X. professione mi dice che può uscirci un X. L'ennesimo X. Adesso sei L'ennesimo X. L'ennesimo X. Villa Mattoni Alba Adriatica. Dai, la tua ex. Villa Mattoni, Villa Alba Mattoni Adriatica. 33 punti in classifica, Vabbè, l'ha Alba vinto, Adriatica quindi ci sta pure 32. bene, dai. Vabbè. X2, dai. Hai messo tre doppie, Vabbè, vabbè. mo è festa, quando è festa, è festa, È dai. l'ultima, dai. Dai. Andiamo nel girone C. Voglia. Catenaro, Tiziano ne ha prese 4 su 7, Oh. anche qui. Andiamo a vedere cosa è successo. Allora, la Tessa vince in casa contro il Mila 2015, che è già retrocessa da un po' di tempo. Bacigalupo Lanciano 1920 è terminata 1-0. Castelfrentano Rapino 1-0. La sorpresa è stata Sì. sicuramente questo, vero Catenaro, eh? Sì, una sorpresa, ma devo dirti nemmeno tanto, perché Castelfrentano ha bisogno di punti e se non li fa in casa non vedo No, in dove li base alla possa classifica, trovare. dicevo la È sì. vero, però è un ambiente ostico, noi è vero che abbiamo vinto una partita lì anche in maniera larga, però il Castelfrentano è una società che fa dell'agonismo e della Sue determinazione virtù. le sue virtù, quindi hanno trovato una vittoria importante, ho visto anche delle immagini, mi è sembrata anche alla fine meritata, anche se Rapino ha avuto le sue occasioni perché penso che abbia preso una traversa, anche un palo probabilmente, però Diciamo il pareggio ci poteva Castelfrentano non stare. molla mai, Sì, Castelfrentano non vero, molla sì. mai, quindi onore a loro perché è stata una vittoria molto importante. Sono contenta per il Castelfrentano e anche perché,
per noi a livello giornalistico, nel senso che ci sarà questa partita Castelfrentano Altino dove si deciderà tutto, quindi la situazione si fa più avvincente. Però un po' mi dispiace per il Rapino, perché penso che meritano di fare i playoff, quindi vediamo un po' adesso come andrà. E poi Francavilla Altino è terminata 2-2. Qual è la sorpresona, perché il Francavilla vinceva per 2-0, ha segnato ancora Criscolo al suo 20° gol stagionale, e niente, si è fatto riprendere con un Altino che l'abbiamo sottolineato domenica scorsa, anche le parole di il direttore sono state confortevoli, aveva ragione, noi ce la giochiamo. Infatti tu Tiziano qui avevi messo X, perché hai detto sto vedendo l'Altino molto bene. In forma, ed è terminata 2-2. È un pareggio più che meritato, che spiana le porte, diciamo, una possibile salvezza dell'Altino passando per i play-out. Attualmente diciamo quelle fra le ultime è quella insomma più... che sta meglio mentalmente, insomma, più su di morale, ecco, diciamo. Poi ogni partita è una storia a sé, il calcio tutto è il contrario di tutto. Quindi... Prima di commentare Lanciano Casolana, ricordiamo che a due giornate dalla fine del campionato c'è stato il cambio allenatore, è stato esonerato il mister della Casolana, che era in studio la settimana prima con noi. Cosa ne pensi? Che devo dire? C'è stato qualcosa di personale, sicuro. Tipo la querelle che è successo con Pasquini. Diciamo, con Pasquini, che l'esonero di Pasquini, che a due giornate alla fine non è una questione tecnica, è una questione di classifica, una questione di chissà che cosa. Evidentemente c'è stata qualche discussione di troppo, qualche confronto andato male, qualcosa che magari ha rotto un po' il vaso e i coach non sono riusciti a metterli a posto. E nel calcio ci stanno queste cose. Non so fino a che punto Tiziano non è una decisione tecnica, perché la Casolana ha bisogno assolutamente di punti, quindi penso che a due giornate dalla fine il pensiero è vincere. Sì, poi magari chi ha più che a livello personale. La società della Casolana ha deciso per questo esonero e poi i risultati gli hanno dato conforto, evidentemente hanno avuto ragione quelli della Casolana, perché poi i risultati sono là in bacheca, che parlano chiaro, che chi alla fine giunge insindacabile è sempre il campo, quindi evidentemente hanno ritenuto opportuno che sono veramente, che è un ottimo tecnico, è una bravissima persona, meritava un po' più di fortuna per quello che ha fatto anche in passato, che ha allenato bene a caso. Ecco. Ma questo cambio credo che potrebbe essere interpretato in ottica play-out, tenendo conto che devono fare per dare la necessariamente famosa scorsa, play-out. Quindi potrebbe avere proprio una valenza strettamente sportiva. Presidente? Ma loro avevano fatto anche un ottimo inizio di campionato, erano primi in classifica per alcune giornate, quindi il mister aveva fatto benissimo. Infatti anch'io sono rimasto sinceramente sorpreso dal cambio di allenatore, però c'è anche da dire, come dice il presidente, nell'ottica dei play-out magari dare quella scossa in più alla squadra. Certo. Anche perché dopo loro hanno inanellato una serie di negativa dei risultati anche importante. Quindi adesso sono lì che si devono giocare i play-out e giustamente può essere quella la motivazione, dare la scossa alla squadra. Come per dire la classica frase, perso per perso cambio, è andato bene. Allora, tornando sui risultati, Lanciano Casolana è terminata 0-2. Andiamoci a vedere il servizio insieme e poi lo commentiamo. Mi chiedono un attimo. Regia, Ivana D'Alonso e Tommaso D'Alonso. Allora, Tiziano, io ho detto a Tommaso e Ivana, mi siedo, sono elegante fin qui e sportiva fin qui. Come chi conduce il TG Scalzo. Non mi inquadrate in questa parte. Naturalmente, prima ho visto l'inquadratura in questa parte. Scusate, telespettatore, io vado molto anche scalza, perché dico non mi inquadrare da qui a... Ma tu puoi andare scarsa, colpa di Tommaso, vestita, non sportiva, sei sempre tu. Però ho due insomma realtà. Andiamo a vedere. Vuole capire che ti sto a dire. Sì, grazie. Sei però sempre tu, andiamo... come ti metti scarsa. Andiamo a vedere il servizio. Ma come ti parli? Illumini. Non mi inquadrate di qua.
Finita la partita, era pura formalità, il Lancione ha perso contro la Casolana, ma è festa rossonera al Biondi, uno stadio che ha visto la Serie B, che ha visto anni ruggenti per Lanciano Sportiva, popolo rossonero numerosissimo, si è giocato di sabato ma nuovo entusiasmo, ritorno in eccellenza, dunque una giornata celebrativa. Mister, è una giornata di festa, arrabbiato per la sconfitta? Arrabbiatissimo, sono arrabbiatissimo perché non volevo finire così l'ultima partita in casa, la volevo finire in maniera diversa. Avevo chiesto a questi ragazzi, purtroppo non ci siamo riusciti, evidentemente loro avevano più fame oggi e quindi hanno portato a casa il risultato pieno. Ecco lo stadio Biondi. Lo so, lo stadio Biondi, infatti anche per questo volevo regalare anche a loro un'ultima vittoria in casa. Non ci siamo riusciti, ci dispiace tantissimo. Mi dispiace tantissimo, però ci godiamo lo stesso questa festa che era quello che aspettavamo dopo tutto quello che è successo durante quest'annata. Ci regali un sorriso? Me lo sei riuscito a strappare, faccio fatica, però è giusto così. Futuro? Futuro ancora troppo presto, manca ancora una giornata e più manca la Coppa Pancini, poi ci sarà la società, ci sarà chi è di dovere che deve valutare, decidere, e ne parleremo e vediamo il da farsi. Quale maglietta indossano? È tutto a posto. Tutto a posto. Speriamo per un futuro qui sia tutto a posto. Ce l'auguriamo, grazie. Presidente, Ercole Pompa, che bella scena. Non è pentito di aver assunto questa carica, vista la festa e il ritrovato entusiasmo? Assolutamente no. Anzi, sono entusiasta 4 volte. Perché i sacrifici che abbiamo fatto fino ad oggi sono stati tanti e quindi rivedere lo stadio Biondi con tutta questa gente è per forza una soddisfazione. Quindi può essere solo l'inizio, anzi dovrà essere solo l'inizio. Che bella responsabilità. Lo so, infatti mi sono comprato un bel guaio. No, speriamo di no. Come ho sempre detto anche in precedenti interviste, io mi auguro che questo serva a risvegliare l'amore per la squadra da parte di tutta la città. Se questo avverrà, per noi è un piacere ulteriore e speriamo di poter l'anno prossimo allestire, diciamo, una squadra che perlomeno sia competitiva. Però adesso è tutto prematuro, Enrico, non posso anticipare niente, ma non perché non voglio, perché sinceramente ci stiamo godendo il momento e arriverà anche il momento in cui ci metteremo seduti a tavolino tutti quanti e vedremo quello che si potrà fare per il futuro. Allora, buona festa, rossonera. Grazie a voi e a presto. A presto, speriamo. Grazie. C'è sempre speranza. Ancora complimenti al presidente e a Lanciano, visto sulla maglia è tutta a posto, in dialetto nostro. Speriamo che lo sia l'anno prossimo. Il risultato, la Casolana ha meritato la vittoria. Lanciano ha giocato, vabbè, abbiamo fatto il discorso che mentalmente campionato vinto, c'è stato insomma un rilassamento totale dei giocatori, la Casolana ne ha approfittato. E ha vinto con merito, bisogna anche dirlo. Tutto Presidente, è incazzato di fatto l'allenatore per questo fatto. Presidente, sarà con voi in eccellenza il Lanciano? Ma il Lanciano è naturalmente una piazza importante, storica, quindi adesso non conosco la loro situazione societaria, economica, spero che comunque trovino soluzione alle loro difficoltà, quindi possono fare una squadra competitiva, perché il Lanciano in eccellenza credo che finisca per onorare questo campionato. Certo che uscire da condizioni difficili e non basta la buona volontà, ma servono persone che devono comunque entrare in società. Credo che l'amministrazione comunale, il sindaco, credo che si interessi anche a questo fine e comunque auguro che la società possa partecipare al prossimo campionato con una buona condizione di competitività. Ci scrivono complimenti a Lanciano per la promozione in eccellenza, ma il Teramo con un pari nella prossima giornata sarà promosso in D? Sì, come no.
Allora, ci scrive Carlo Luciani, un grosso in bocca al lupo al presidente Catenaro per la finale di Coppa. Noi facciamo i complimenti per quello che ha fatto nel girone di ritorno l'Ortona, ha vinto domenica contro il San Salvo. Ortona San Salvo è terminata 3-1, quindi complimenti. Anche secco 3-1, anche meritato. Questa è l'ottava vittoria consecutiva? Credo di sì. Quindi... E non è da poco, stanno facendo bene. Presidente, San Vito San Giovanni Teatino, 1-2. Sì, noi non abbiamo approcciato malissimo la gara, non, primo tempo proprio inesistenti, quindi il San Giovanni ha fatto la sua onesta partita, è andato meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto una discreta reazione, infatti siamo riusciti ad accorciare il risultato e forse un'occasione finale, diciamo, un po' dubbia per un fallo di mano in aria, però diciamo che loro avevano sicuramente più fame di noi. Io devo chiedere però scusa ai tifosi che anche sabato erano allo stadio, che erano numerosi insieme ai bambini della scuola calcio, perché non abbiamo fatto sicuramente una bella impressione, specialmente nell'ottica di una finale di Coppa in arrivo, perché va bene, ci sta modo e modo di perdere le partite. È vero che noi siamo arrivati alla fine stagione in difficoltà numerica e anche fisica. Siamo veramente pochi adesso. E anche domenica, anche sabato purtroppo contiamo 3 infortunati, quindi sta girando un po' male tutto. E speravo fino all'ultimo di finire nella parte sinistra della classifica. Quanto le dispiace di non essere nella parte sinistra? Nella zona playoff, dico la verità, ci avevo creduto. Però anche la noi ad un certo punto, vero Tiziano, abbiamo creduto l'abbiamo che sempre, però penso che la sconfitta sul campo della Tessa sia stata quella che ci ha tagliato le gambe. Sì. Da lì poi i ragazzi non hanno saputo reagire. È vero che abbiamo perso ad Ortona fallendo un rigore al 92esimo, poteva essere 2-2, però ecco, la dimostrazione è sabato la sconfitta col San Giovanni Teatino, che adesso è in piena lotta per i playoff, perché hanno proprio lo scontro con l'Ortona domenica. Allora, analizziamo la classifica. Partiamo. Chiedo scusa. Sì. C'è Luigi Scutti da rispolvere. È rientrato. Presidente, questa Luigi. È, la nota lieta è il rientro di Luigi, che ci viene a dare una mano. Già col San Giovanni è entrato pure. Sì, lo so. Ad Ortona lui è rientrato a un crociato. Giustamente la condizione è quella che è, però lui è un guerriero, ha giocato a pallone, quindi sa giocare a calcio. Lo aspettiamo a braccia aperte. Sì. Ciao Luigi, se ci segui a Papa Antonio, ciao. Andiamo un attimo in pubblicità, ringraziamo sempre i nostri sponsor e poi torniamo in studio. Stiamo parlando del girone C e devi dirmi qualcosa? Sì, allora mi è arrivato un messaggio dal signor Valerio come sei social, che mi dice di riferire in trasmissione complimenti sinceri a Lanciano Federazione Calcio da parte dello staff dell'Accademia Frentana. Quindi è stato fatto, signor Valerio, i complimenti a Lanciano Federazione Calcio per la vincita del campionato. E pure settore giovanile questa, Di puro settore che tra l'altro ha avuto ottimi risultati, specialmente l'anno scorso con la vittoria del campionato provinciale giovanissimi. Ecco. Solo che non sono stati ammessi ai regionali, non capisco perché devono avere un'altra. Complimentissimi, perché quando uno lavora con il settore giovanile bisogna sono sempre... molto bravi, si allenano anche da noi, quindi li conosco bene. Hanno un bel settore, ben organizzato. Complimenti a Valerio e complimenti naturalmente a tutto il suo staff e la sua organizzazione. Andiamo sulla classifica del girone C. Presidente, domanda proprio a bruciapelo, chi togliamo dalla zona playoff? Allora, ricordiamo che adesso abbiamo il Francavilla 44 punti, San Salvo e Ortona 43, Bacicalupo e Rapino 42, San Giovanni 41. Io penso che dalla griglia attuale, con l'ultima partita, possa uscire la Bacicalupo Vasto Marina, perché ha uno scontro col San Salvo che è un derby molto sentito, e il San Salvo
anche perché si vedo, giocherà a San Salvo. Si giocherà a San Salvo, perché vedo che secondo me il Rapino farà 3 punti con il Miglianico Lanciano e quindi andrà a 45. E quella la vedo un po' ingarbugliata perché sì. Poi c'è San Giovanni Ortona, che Ortona è lanciatissima e vince, l'Ortona vince, bisogna vedere. Sì, sì, vince nel senso come sta adesso. Anche un pareggio poi sarebbe dentro ai, sì, ai playoff. Tiziano, secondo te, zona playoff? Tutto da... non è semplice, è un po' complicato perché poi sai, le ultime giornate comincia a fare pure caldo, magari ti aspetti la giocata del tuo uomo migliore, magari delude, è tutto un contesto molto particolare, è tutta una questione anche di come ci vai a queste partite, come ci arrivi anche mentalmente, sono tutte delle storie a sé che esula dal comportamento, da quello che hai fatto durante il campionato. Dici, ma io durante il campionato ho messo, stavo lì, e la partita secca è sempre diversa da tutto quello che è le partite di campionato, la solita routine è, sì, completamente diversa. Il fattore campo San Salvo può contare su una tifoseria veramente, veramente importante. C'è anche il classico giocatore, ma questo succede anche nella Champions, no? Al vertice del calcio mondiale, giocatori che magari durante il campionato hanno deluso, quella partita gioca col coltello tra i denti e risulta uno dei migliori. Ci insegna anche la famosa finale del Milan, a quei tempi vincevamo 3-0, sono rientrati negli spogliatoi, 3-3, rigori sbagliati, arrivederci la Coppa, perché di testa uno magari si svuota. Ci scrivono, cioè, da Rapino, ringraziamo tutti per l'affetto che ci avete regalato, tutto lo staff di Telemax che ci ha reso visibili in tutta la provincia e non solo. Complimenti a Lanciano per la promozione, sperando che domenica anche noi riusciamo a festeggiare la partecipazione ai playoff. Ci scrive Giustino De Nardis, forza Rapino, ve lo auguriamo. Grazie e complimenti. Direttore, conosce questo girone? Ha seguito un pochino? Sì, ho seguito per quanto possibile, è chiaro che insomma è un po' lontano, però conosco diversi giocatori, so dell'Ortona, insomma ho seguito le vicende del Lanciano e cerco di seguire un po' tutti i campionati, il presidente... lo sa, è chiaro che poi diventa difficile logisticamente, magari preferisce andare a vedere la partita del Teramano, abbiamo tante società, certo, in eccellenza, poi per noi è stata un'annata impegnativa, quindi non è stato facile. Presidente, quando si inizierà a preparare il prossimo campionato? Già da subito. Ma noi, senza pausa, noi ci siamo sentiti già in questi giorni, quindi abbiamo già le idee chiare su cosa fare. Naturalmente manteniamo alto la tensione sportiva perché abbiamo ancora 2 appuntamenti assolutamente importanti e quindi parallelamente all'andamento sportivo la società sta già avendo delle idee, tenendo conto che siamo riusciti a fare questo campionato straordinario perché noi l'anno scorso, fine maggio, la prima decade di giugno, avevamo composto l'organico già e quindi siamo riusciti a intercettare quei giocatori, che il direttore generale con il direttore sportivo e con l'allenatore avevano individuato, li abbiamo contrattualizzati subito, credo a prezzi anche più bassi, che se ci fossimo andati a fine luglio sarebbe stato diverso, e quindi noi ci correggio. Lo diciamo sempre che la figura del direttore sportivo è fondamentale. Certamente sì. No. Sì, se hai una società. Ciccorelli, tra l'altro, è il direttore generale, poi sportivo, che Mattia Canzanese è anche lui uno straordinario, molto bravo, ragazzi, di grandi capacità sportive, quindi. Ed è un binomio veramente efficace. Figlio del più famoso papà Alfredo Canzanese. Quindi, perla del Chieti e non solo. E quindi con questa metodologia che cerchiamo di replicare quanto fatto in ordine temporale l'anno scorso.
L'allenatore è confermato. Assolutamente. Ci mancherebbe. Era una battuta, Non me ne volevi, Guido. Assolutamente. Tiziano, andiamo sul prossimo turno del girone C, che siamo in chiusura. Casolana a Tessa. Questo sarà uno scontro importante, perché la Tessa ha 31 punti in classifica, la Casolana 29 insieme al Lanciano 1920. Tessa vince la Tessa. Vince la Tessa. No, scusa, ho sbagliato, perdono, chiedo venia, vince giocare la Casolana. A Casolino, insomma, non è facile. 1-1-1, ho sbagliato. Presidente? A Casolino non è mai semplice, dopo... Sì. Si giocano sicuramente la possibilità di fare il play-out in posizione di vantaggio, quindi direi 1. Sì. Lanciano 1920, Francavilla. Partita di fine stagione. Lanciano 1920, 29 punti, quindi ha bisogno... E Francavilla 44 punti in classifica. Mix. Rapino Migliani con Lanciano. Aia. Emiliano che ha vinto il campionato, Lanciano, vabbè, Emiliano con Lanciano, Federaggio Lanciano, De Caccia, vabbè, mettiamoci d'accordo quando finisce, insomma, questi nomi, dai, speriamo che ne esca uno solo fuori. Quindi Rapino, diciamo? Lanciano. 1-X. San Giovanni Teatino, Ortona. Aia, mamma Presidente? Mia. Vai imbarazzante. X. Fa come la Ducci. Ma San Giovanni in casa è dura a batterli, sì. L'Ortona è lanciato, è una partita, sarebbero tutte da andare a vedere, tranne la nostra, sono tutte da andare a vedere. Sì, anche per me X, dai. San Salvo Bacigalupo, mamma mia. Questo è un derby, come diceva prima il presidente. Questo è veramente il vero derby di giornata, è il match clou, diciamo. C'è anche un po' di rivalità pure, insomma. Agonistica, Che dici? Vecchio e caro. X. 1-2. 1-2. Wow. Vai. 1-2. Altino Castelfrentano. Questa sarà importantissima per la zona retrocessione. Perché una delle due retrocederà. Quindi... L'Altino sta bene. In quel Poi si gioca ad Altino. In quel campo ci capiscono soltanto loro. Quindi... è inevitabile oramai 1-X. Presidente? È dura per il Castelfrentano su quel campo. 1. Villa San Vito. 2. Giochiamo sabato, tra l'altro, quindi. Allora ci vediamo senz'altro. Allora, quindi la vostra partita sarà di sabato. Sì, diciamo, d'accordo che tra società, tanto non dirà niente noi, al campionato. Noi non abbiamo nulla da influire. Poi il girone A, correggetemi se sbaglio, giocherà di sabato. Invece sì, il girone B di domenica con il resto del girone C. Io vi ringrazio, scuso in regia perché come sempre siamo andati oltre con il tempo. Se posso concludere certo. Rapidamente, prego. Innanzitutto... Considerando tutti i complimenti che sono stati fatti alla nostra società, è opportuno ribadire che la società ha fatto cose importanti, però comunque l'allenatore Guido Di Fabio con il suo staff hanno lavorato in modo egregio, hanno poi gestito un gruppo con tante prime donne, quindi sono stati bravi. Guido Di Fabio è stato bravo sotto l'aspetto tecnico, tattico, ma soprattutto sotto l'aspetto anche gestionale, che ha creato le condizioni di assoluta tranquillità e intensità sportiva che ha portato a questi risultati. Concludo adesso veramente che noi sabato 11 maggio, quindi alla fine della finale di Coppa Italia e della Coppa Mancini faremo una festa in piazza con anche delle partecipazioni musicali e poi inviteremo i vecchi dirigenti, i vecchi giocatori e del Mociano alla presenza dell'intera amministrazione comunale e colgo l'occasione per invitare formalmente sia il mitico Tiziano Lauducci, che è la bravissima conduttrice, che
invitiamo con gran piacere e siamo certi che vi avremo come ospiti. Grazie mille Presidente di essere stato con noi questa sera, ancora congratulazioni per tutto il percorso e per la vittoria del campionato e in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a voi. Grazie mille anche al direttore Elio Ciccorelli di essere stato con noi, ancora complimenti per tutto il lavoro svolto insieme al Presidente e a tutto il team. Grazie a voi per l'invito e saluto mio figlio Dodo che mi sta guardando. Ciao Dodo. Ciao. Tiziano, salutiamo anche il Presidente Catenaro. Ci vediamo sabato. Grazie. Presidente. Presidente, volentieri. Per concludere. Sì. Mi hanno detto che di solito lei guarda tutte le partite nel corridoio al centro, sì. Ma non ha guardato i rigori nell'ultima partita. No, ero dietro un palo della luce. Come mai? Sinceramente era troppo, io già prendo dei medicinali per il cuore, quella sarebbe emotivi. Stata... sarebbe stato... Doveva, hai preso un sacco... No, con le, piovicicato. La partita con il San Gregorio un po' di forse non l'hai sentito adrenalina. Va bene Tiziano, noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Vi lasciamo a diretta studio, quindi diamo il collegamento a Milano. Io ti ringrazio Tiziano, buona serata, buona settimana. Anche a te. Ricordiamo l'appuntamento domenica con Abruzzo Gol insieme a Tiziano Coccia e poi con me e Tiziano Lauducci martedì prossimo con una nuova puntata di Promozione Abruzzo. Buona settimana a tutti. Buona vita, ciao. Buonasera.